Ciao a tutti, sono Jodenay Survivors e oggi sono qui per la prima volta ad aprirvi una nuova rubrica. Una rubrica che abbiamo deciso di iniziare dopo alcune idee a cazzo di cane che ci siamo messi sulla testa. Questa prima rubrica si chiama Prima Impressione. Che originalità! In questa rubrica parleremo di un manga che è appena uscito e ne daremo appunto le nostre prime impressioni. Il manga di cui oggi faremo la nostra primissima impressione si tratta di Destroy Revolution. Destroy Revolution è uscito verso i primi di maggio. La prima cosa che mi ha colpito di questo manga era la sua cover, diciamo. Forse per l'epicità di questo ragazzo che fa con la mano così, o forse per il suo titolo pieno di enfasi e esagerazione. Ma ora passiamo a dire in modo abbastanza veloce la trama di questo bel fumetto. Inizio subito a dire che questo manga non è adatto per tutti. Si tratta di un manga di tipologia seinen, di cui fanno parte manga psicologici, quindi molto difficili da capire per un pubblico piccolo. E appunto i seinen sono indirizzati a un pubblico maggiorenne, ma probabilmente questo manga è difficile da comprendere anche per un pubblico adulto, perché le tematiche racchiuse in queste pagine sono piuttosto complesse, ma che riguardano a tutto tondo l'attualità del mondo e il governo giapponese. Il protagonista della storia è Makoto, un ragazzo neo maggiorenne che a scuola va male e non ha una grandissima vita sociale con gli altri studenti. Tanto che è bocciato già 2 volte, oltre al fatto di essere poco popolare, questo ragazzo è uno sfigato di merda. Gli sono morti praticamente tutti i parenti. Il babbo si è impiccato nella fabbrica, la mamma poco dopo caduta in depressione, è malata, e la nonna, vedremo perché si tratta di uno spoiler, ma comunque avete già capito. Il protagonista però ha avuto un fatto molto particolare nella sua vita mentre si trovava appunto in un ospedale appunto da uno psicologo. Incontra una certa persona, un anziano misteriosissimo. Quest'anziano aveva praticamente fatto impazzire tutti i medici dell'ospedale. Cioè, i medici quando andavano a curarlo, a visitarlo, tornavano impazziti, volevano, che ne so, suicidarsi, fare qualcosa del genere, volevano scomparire dalla faccia della terra, praticamente venivano umiliati dalla conoscenza di questo anziano. Involontariamente Makoto nel giardino dell'ospedale trova questo anziano e non si sa per quale motivo gli fa raggiungere lo stato di illuminazione. In che senso fa raggiungere lo stato di illuminazione? Dopo questo strano avvenimento, Makoto diventa una specie di signore della distruzione. Ottiene praticamente tipo la capacità di distorcere lo spazio intorno a sé e trasformare lo spazio corrotto in sassi, sottospecie di sassi frantumati, tutti strani, di cui non si sa ancora la provenienza e la materialità. Sassi possono distruggere ogni cosa. In questa storia non si parla solamente di Makoto. Un secondo personaggio di grandissima importanza è Yuki. Yuki, ben diverso da Makoto, è un personaggio molto popolare nella sua scuola, che praticamente ha una grandissima capacità di parlare alla gente e di convincerla a fare ciò che vuole. È Quindi uno stronzo! sì, effettivamente è un grande stronzo. E non solo stronzo, ma anche aspirante terrorista. Sì, perché tutti e 2 ragazzi, sia Makoto che Yuki, hanno l'intenzione di distruggere il governo giapponese attraverso la distruzione. Ovviamente tutto questo accadrà dopo essersi conosciuti. Prima Yuki non conosceva assolutamente le potenzialità di Makoto, ma quando dimostrò, dopo che ha distrutto una grandissima cisterna d'acqua, grazie al suo potere, in lacrime dice: "E insieme distruggeremo tutto quanto, riorganizzeremo tutto quanto da zero." Perché appunto, la tematica principale di questo manga è: per rivoluzionare il mondo bisogna distruggere il governo. Ora però stiamo parlando solamente del primo numero, quindi non ho minima idea di cosa succederà nei prossimi numeri. Potrebbe anche cambiare l'intera trama, che ne so,
Yuki potrebbe ottenere i poteri di Makoto e utilizzarli per distruggere proprio il mondo. Perché Makoto fa appunto una grandissima riflessione: se Yuki avesse i suoi poteri, con la sua mentalità, probabilmente il mondo finirebbe. Detto questo, credo che della trama non ci sia più niente da parlare. Anche perché tutto il resto sarebbero spoiler e altre valangate di spoiler. Un appunto importante è sui disegni. Il tratto seinen, diciamo, tratto tra parentesi, è molto realistico e è molto ricercato. Sono disegni molto, molto complessi e, come ogni altro seinen, in questo manga ci sono valangate di frasi filosofiche e di testoni che durano più di 50 pagine. Probabilmente più metà del manga è piena di testoni ultra filosofici sulla vita dell'uomo, come mai esiste, come mai esiste la distruzione, eccetera. L'altra metà è fatta con altri testi ultra filosofici. Soggettivamente direi che questo manga è abbastanza interessante. Ripeto che è un manga adatto a un pubblico adulto e appunto io l'ho capito molto. Sì, effettivamente io non credo di averlo capito proprio a dei livelli stratosferici, però mi è piaciuto molto, ho cercato di trovare dei lati positivi, delle cose che mi sono piaciute, a differenza di tutta la filosofia che qui dentro ci ha inficcato questo Kujimori. Forse una cosa brutta è l'eccessività di questi testoni che ti fanno leggere il manga, ne so, forse in troppo tempo. Cioè, ci sono più frasi filosofiche che immagini. Non è un manga, questo qui praticamente è un libro tra poco. Ora però per me sarebbe un po' una cosa stupida dare un giudizio personale su questo manga, anche perché adesso ci troviamo al primo numero. Probabilmente più tardi farò un video, dove dirò pienamente i fattori positivi e i fattori negativi di questo manga. Esatto. Questo manga ha buone possibilità di diventare un ottimo seinen. Staremo a vedere. Con questo è tutto, saluto i 35-36 iscritti, e perché no, iscrivetevi, dai! Chi vuole iscriversi, ben venga! Vi piaciate, commentate! Che non commenta mai nessuno, commentate! Commento solamente io con il mio secondo... con il mio account normale su YouTube. È triste avere 35 iscritti passivi. Commentate, anche offendendoci. Beh, detto questo, grazie di tutto, grazie per la visualizzazione. Qui è Joe da casa non mia, è casa di quel cretino del cameraman, di cui non si sa chi è. Mistero. Vai. E al prossimo video.